La sclerosi multipla colpisce 70-80 persone su 100.000, sempre più spesso attacca le donne nel 5% dei casi, i bambini. La ricerca non ha ancora scoperto quale sia l'origine di questa malattia, i fattori sono diversi, da quelli genetici agli ambientali, passando per possibili cause virali. Si sta guardando se c'è una maggiore associazione con la malattia e con geni che interagiscono con alcuni virus. Ecco, non sono risultati definitivi da dire da domani abbiamo scoperto qual è il virus, però ci permettono di avvicinarci sempre più alla verità e quindi di predisporre anche dei trattamenti antivirali. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha organizzato a Bari un convegno sulle linee guida dettate dalla Commissione Europea in materia di ricerca e riabilitazione. Non è solo la fisiochinesi terapia, cioè la riabilitazione motoria, cioè quella, una riabilitazione a tutto spettro che anche vada ad agire sui disturbi cognitivi che spesso sono presenti in questi pazienti. A giugno a Bari si terrà una summer school a cui parteciperanno diversi neurologi europei.